Ed eccolo qui il nuovo Toyota Hilux 2020, vettura che si aggiorna nell'estetica ma soprattutto nella meccanica per consentire a Toyota di andare ad invadere una fetta di mercato molto ampia, il 52%, che anche da pick-up teoricamente da lavoro cerca qualcosa in più per quanto riguarda lo stile e soprattutto la potenza. In questo caso al posto del 2.4 tipico di questo Hilux arriva in concessionario un 2.8, per cui c'è sempre la scelta del motore precedente, ma c'è anche il nuovo 2.8 che ha 204 cavalli, quindi un motore decisamente più potente rispetto a quello che abbiamo conosciuto, con 500 Nm di coppia massima costanti tra i 1.600 e i 2.800 giri. L'altro motore, per intenderci, ha 420 Nm e 150 cavalli di potenza. Si può abbinare sempre alla trazione integrale, ad un cambio manuale o ad un cambio automatico, mentre il 2.4 rimane disponibile nella variante 4x2, cambio manuale, 4x4 cambio manuale e volendo anche il 4x4 con il cambio automatico. Una vettura che si aggiorna notevolmente per quanto riguarda la parte estetica. Viene introdotto questo musone a U rovesciata tipico delle RAV, viene introdotto un nuovo gruppo ottico full LED che vedete qui davanti con la firma luminosa orizzontale, e in più anche un'estetica soprattutto nella parte bassa che denota una volontà di andare a fare le scarpe anche a prodotti come il Ranger, per intenderci il Raptor Ranger di Ford, che anzi Ranger Raptor di Ford, che porta con sé questa estetica che in Toyota definiscono Invincible per quanto riguarda questo modello. Eccolo qui, lo vedete con questa colorazione molto militare, tra virgolette, delle estetiche, degli elementi di estetica che sono decisamente più votati al mondo della sportività e ovviamente un look Invincible per persone che non devono chiedere mai. Rimane chiaramente anche la disponibilità di diverse tipologie di carrozzeria, a partire dalla single cab, l'extra cab e il double cab che sono arrivano col 2.4, e poi l'extra cab e il double cab che abbiamo in questo 2.8. Noi abbiamo ovviamente la variante double cab che è lunga 5,32 m ed è basata su 3,085 m di passo, per cui macchina indubbiamente importante per quanto riguarda le dimensioni, ed è importante anche per quanto riguarda la dimensione del cassone qui dietro. Pesantissima la sponda, veramente molto pesante. Il cassone è lungo, intanto ve lo faccio vedere come si apre. Bisogna sbloccarlo e c'è questa serrandina qui sopra, che volendo può essere anche elettroattuata. È una delle novità di questo Model Year 2020. Non arriverà in Italia questo accessorio, ma Toyota sta pensando comunque di introdurlo anche nel nostro paese. Interessante la dimensione del vano, appunto, perché abbiamo 1,52 m di lunghezza con 480 mm di altezza, per cui comunque molto spazioso nel contesto di un prodotto che, come vedete, è personalizzato da un punto di vista estetico, ha tutti questi elementi molto sportivi, ma chiaramente porta con sé anche spazio per 5 persone. Ve lo faccio vedere però con calma, prima saliamo a bordo. Eccolo qui, anzi prima vi faccio vedere il motore. Dai, andiamo a vedere come è fatto il motore, sono curioso. Apriamo il nostro portellone, ho anche aperto lo sportellino dietro, mi sono sbagliato con il tastino da premere. Eccolo qui, allora apriamo, vediamo se è un'operazione che riesco a fare con una mano. È pesantissimo il cofano, ovviamente motore molto bello, devo dire, da un punto di vista estetico. Un motore che chiaramente ha più coppie e più potenza rispetto al 2.4 e va ad aggiungere... Ho chiuso e va ad aggiungere un tocco di, appunto, sportività in più e di tecnicità in più a questo modello, che accelera da 0 a 100 in 10,1 secondi con il cambio manuale contro i 13,2 della versione 2.4, per cui cambiano diverse cose e cambiano diverse cose anche per quanto riguarda gli interni, che portano con loro, lo vedete, una serie di plastiche un pochino dure, ma sono tipiche di questa tipologia di pick-up, però belle da un punto di vista estetico. Mi piace molto la finitura in simil vinile, mentre al centro troviamo la pelle cucita a contrasto, croccantissima chiaramente la parte bassa. Logo Toyota come battitacco, bello il marciapiedino che vi può dare una mano a salire a bordo
della vettura, mentre per quanto riguarda la parte di sedile devo dire che l'ambientazione è molto business, con questo sedile molto ampio sia per quanto riguarda la lunghezza della seduta che la dimensione dello schienale. Saliamo a bordo e vi faccio vedere come è fatto questo Hilux. Abbiamo il motore camioncino, questo è tipico chiaramente dei quattro cilindri a gasolio pensati per questa tipologia di vettura. Come vedete l'interno è stato pensato per essere moderno, con queste linee orizzontali che tendono a sovrapporsi una all'altra, l'orologino della Casio tipico dei prodotti giapponesi, non c'è verso di farglielo levare, nella parte alta, e in più questo nuovo sistema di navigazione che porta con sé, lo vedete già, Apple CarPlay, Android Auto. Finalmente viene introdotto anche in questo mondo questa tipologia di sistema che, diciamocelo, basta avanza per avere tutto quello che serve nel contesto di un sistema multimediale che in Italia avrà anche il navigatore al proprio interno, ma chiaramente penso che, immagino, tutti utilizzeranno il proprio smartphone proprio per anche questioni di versatilità. Ci sono sistemi di aiuto alla guida di livello 2, c'è radar a distanza, l'avete visto prima lì davanti, c'è la strumentazione analogica con un computer di bordo lì al centro che è molto ricco di informazioni. Diciamo che la strumentazione corrisponde a una vettura di lusso di circa una decina d'anni fa, se non fosse appunto per l'Apple CarPlay, Android Auto, che finalmente arrivano nella dotazione. È possibile viaggiare in trazione posteriore in 4x4, ma è possibile anche avere le marce ridotte. Tenete conto che poi è possibile operare anche con l'Hill Descent Control, per cui in discesa è possibile andare a far frenare singolarmente le ruote per avere un comportamento più tranquillo nelle fasi più estreme appunto della percorrenza delle discese. E poi come vedete c'è la possibilità di andare a bloccare il differenziale posteriore o disattivare il controllo di trazione, riscaldamento del sedile destra e sinistra, più anche riscaldamento del volante. Questo è molto utile in alcuni luoghi della terra dove fa particolarmente freddo. La croccantezza si ritrova anche qui sotto, del resto in questi prodotti è tipico trovare delle plastiche che esattamente come il logo Invincible di questa variante un pochino più aggressiva sono pensate per l'uomo che non deve chiedere mai. È una macchina veramente tosta, che bada al sodo, poche fighetterie. Certo c'è il LED qui sotto, lo vedete, la luce blu che viene messa lì sotto, ma sono piccolezze nel contesto chiaramente di un veicolo che è stato pensato per essere un vero fuoristrada, oltre che un veicolo estremamente versatile anche da un punto di vista di spazio a bordo. Saliamo anche dietro, vi faccio vedere come si sta. Ovviamente il passo è molto lungo, consente di avere un bel cassone lì dietro, ma consente anche di avere buono spazio per chi siede dietro. Certamente non è la vettura più spaziosa su cui mi sono seduto in relazione anche alla dimensione del passo, ma realmente anche qui ritorniamo al discorso originale: queste vetture sono pensate più per assicurare spazio nel cassone e robustezza piuttosto che far sedere comode le persone che stanno con voi. Mi sono dimenticato di farvi vedere cosa c'è qui sotto, un pozzetto bello grande con anche, tra l'altro, andiamo a vedere la presa di corrente, la vedete, a 220 volt, furba sicuramente. Questa è molto utile soprattutto per chi deve lavorare con questo nuovo Toyota Hilux, soprattutto nella variante Invincible, che è tosta e vuole fare così un pochino il verso marameo al Ranger Raptor. Dai, scendiamo su strada con questo nuovo 2.8 da 200 cavalli, andiamo a vedere come va e poi tiriamo le somme anche sul prezzo. Andiamo. Eccoci al volante del nostro Toyotone Hilux Invincible. Chissà se è invincibile come l'Hilux che ha guidato Fernando Alonso alla Dakar 2020. Non lo so, non credo, però rimane comunque un veicolo pensato per essere estremamente robusto, anche se in questa variante, soprattutto con il motore da 204 cavalli, cerca di andare alla conquista di clienti che non vogliono solamente robustezza, non vogliono solamente un mezzo da lavoro, ma cercano anche qualcosa che sia in grado di uscire da quella ambientazione, ovvero una cena con la moglie, un viaggio in autostrada, una serie di ambientazioni appunto che non sono tipiche di un pick-up da lavoro, ma che appunto lo possono diventare con un motore un pochino più potente, con una prestazione un pochino più sostenuta e chiaramente anche con un livello di interni che non parla più semplicemente di un vero off-road con il cassone dietro, ma parla di una vettura
che si avvicina per quanto possibile ovviamente alle caratteristiche di una normale berlina, ed è per questo che è stato introdotto questo nuovo sistema multimediale con il navigatore e soprattutto Apple CarPlay ed Android Auto, quindi avete tutto quello che vi serve per essere moderni da questo punto di vista. Bella la strumentazione con il doppio quadrante, ma soprattutto quello che secondo me è cambiato moltissimo è il comportamento del veicolo, perché è decisamente più stradale l'impostazione dell'assetto. Non so dire se sia migliorato se sia virato verso la strada da questo punto di vista, poi lo vedremo quando andiamo a mettere le ruote in off-road, ma su strada devo dire che il sostegno del motore si sente tanto, l'accelerazione è molto più forte, chiaramente filtra rumore all'interno dell'abitacolo nel momento in cui andiamo ad accelerare, ma con un filo di gas la macchina è veramente molto silenziosa, per cui di fatto è una motorizzazione che è pensata certo per l'off-road, è pensata certo per consumare poco, per essere robusta, per abbinarsi bene a questo cambio che non è certamente un fulmine di guerra, e non è certamente votata come motore benzina ad esempio per essere un pochino più silenziosi, ma appunto è votata più alla robustezza, alla coppia e chiaramente alla capacità di traino, che è indispensabile per veicoli come questi visto e considerato che spinge fino a 3,5 tonnellate. Ma tornando appunto al discorso prestazione strada eccetera eccetera, va sottolineato immediatamente che l'assetto è decisamente più equilibrato nella guida su strada, lo sterzo ha una servoassistenza molto più presente rispetto al passato quando si va piano, però è molto più rigida, è molto meno intensa quando si va ad accelerare, quando si passa una velocità circa di 40-50 km/h, e in più l'altra cosa che mi piace è che il feeling sul pedale del freno è migliorato, non è più da trattorino, è un feeling pedale del freno da macchina di tipo tradizionale. Per questo che mi viene da chiedermi se si è avvirato verso la strada o se sia semplicemente migliorata la taratura delle componenti anche per un utilizzo stradale, questo perché chiaramente la base tecnica rimane quella di un vero off-road, quindi con il telaio con la carrozzeria appoggiata sopra e le sospensioni posteriori a balestra, quindi un veicolo molto robusto, un veicolo in grado di fare davvero qualsiasi cosa, con appunto un maggior sostegno del motore, interni molto più fighetti che servono per appunto andare a cena con la moglie senza vergognarsi tra virgolette di essere all'interno di un mezzo da lavoro, e in più l'altra cosa chiaramente che è da sottolineare il fatto che da un punto di vista così estetico cerca anche di conquistare tutti coloro i quali magari si sono innamorati ad esempio del Ranger Raptor, proprio perché è un veicolo un pochino più incazzato rispetto al pick up di tipo tradizionale, anche se qui a differenza del Ford Ranger Raptor mancano alcune componenti di assetto come gli ammortizzatori speciali, il Raptor ha gli ammortizzatori Fox ad esempio, e tutta un'altra serie di accorgimenti che permette anche quel prodotto di essere un pochino più estremo, anzi direi molto più estremo rispetto al pick up di tipo tradizionale. In questo caso a livello di meccanica è praticamente identico, ma cambia ovviamente l'estetica perché è più incazzata, e appunto ritorniamo al discorso che vi ho fatto prima, è un veicolo che pur mantenendo la sua origine di vero fuoristrada vuole anche essere un pochino più civile, un pochino più gustosetto, mettiamola così, per tutti coloro i quali cercano un pick up non solo per questioni lavorative, anche se poi nel nostro paese la questione è abbastanza delicata, ma comunque concettualmente, visto e considerato che questo è un veicolo che nasce per tutto il mondo, è stato pensato in questo modo, all'ordo delle leggi del nostro stato, che come al solito è sempre drammatico da questo punto di vista. Macchina che ha anche il cruise control adattivo, c'è il radar di distanza davanti, ci sono anche altri elementi di sicurezza come l'hill descent control, il differenziale attivo eccetera eccetera, che possono darvi una mano su strada, ma anche chiaramente nella guida in fuori strada, dove questi mezzi sono indubbiamente più portati rispetto alla guida su strada, anche se devo dire che lo sterzo più diretto e tutta la serie di accorgimenti fatti dai tecnici Toyota, lo ribadisco, hanno notevolmente cambiato il comportamento di questo Hilux, che pesa 2100 kg, la variante 4x2 in realtà il 2.4 pesa 1700, ma poi il motore più potente, le ruote, i freni portano il peso fino a 2120 kg, 30 kg in più circa rispetto alla variante 2.4 a parità di dimensione.
di cabina. Comunque veicolo interessante, appunto non troppo rumoroso, solamente se si accelera forte si sente tanto, ma appunto con un filo di gas è silenziosissimo, spazioso al punto giusto, e di sicuro anche il fatto di essere così versatile anche a livello di cassone lo rende certamente un prodotto interessante per questa tipologia e categoria di pick-up. Abbandoniamo la strada adesso e andiamo in off-road proprio per vedere quali sono le caratteristiche peculiari di questo prodotto giapponese. Andiamo. Ed eccoci al volante del nostro Hilux in off-road. Ci saluta la nostra guida Sherpa, oserei dire. Qua abbiamo un po' una pendenza fotonica. Bellissimo guidare un mezzo del genere in una cava come questa, dove appunto si riesce a mettere alla prova quello che è il suo telaio, si riesce a mettere alla prova l'escursione delle sospensioni e chiaramente anche la robustezza dell'insieme. Quello che stupisce è che non cigola niente all'interno di questa vettura, sembra perfetta per questo genere di ambientazione, per cui mi risolvo anche il pensiero che mi era venuto precedentemente, ovvero questa macchina è virata verso l'asfalto o ha mantenuto tutte le sue caratteristiche fuoristradistiche inalterate, migliorando però quella che era la caratteristica on-road. In effetti hanno allungato la coperta sull'asfalto, mantenendo tutto quello che serve per essere un vero fuoristrada quando appunto le condizioni si fanno veramente violente. È bellissimo, ma è stupefacente davvero come... Lo sentite? No, non fa nessun rumore, è bestiale. E tra l'altro la componente meccanica che spinge questo veicolo, appunto con questo nuovo motore, questa nuova coppia, ha delle caratteristiche che rendono migliore anche la guida in off-road, proprio perché il motore ha più coppia, ha un feeling migliore, proprio il primo colpettino di gas, e anche chiaramente la trazione integrale lavora meglio, e anche tutto il comparto trasmissione con un motore che riesce ad offrire più prestazione. È una coppia molto costante, una coppia che appunto consente a questa vettura, lo vedete, di fare delle cose assurde. Ma veramente passa dappertutto, non se ne accorge nemmeno, incredibile, considerando che credo si faccia fatica a salire anche a piedi in una strada del genere. Pazzesco. 2100 kg di macchina in questa variante double cab, che si muove come se niente fosse. Bestiale, veramente bestiale, ragazzi, qualcosa di assurdo. Mi sta divertendo un casino, troppo divertente. Peccato che si facciano poco ormai queste prove, anche se il mondo appunto degli off-road e soprattutto dei pick-up sta tornando in auge, e spero che comunque anche in Italia la situazione regolamentare possa un po' risolversi, proprio perché questo genere di veicoli possono essere utili per tantissime persone, non solo per chi vuole fare il fighetto, ma anche per chi appunto vuole avere un vero off-road. Questa non la fa. E invece l'ha fatta, comoda anche. Se poi vi volete far aiutare, c'è lì il Descent Control, fa tutto da solo. Incredibile, veramente bellissimo. La vettura scende, pinza sistematicamente le singole ruote, come vedete controlla la velocità in discesa, assicurando grande sicurezza anche a chi non è esperto di off-road. Permette di sfruttare molto bene le caratteristiche di questo mitico Hilux. Ed eccoci qui, prova iper terminata. Mi sono divertito a bordo di questo Invincible, è una vettura che è veramente in grado di fare qualsiasi cosa. Mi piace il genere pick up, è molto americaneggiante, mettiamola così, come tipologia di vettura, ma con questa formula un po' più compatta rispetto a un F-150 o un Dodge Ram, comunque è una tipologia di veicolo che spacca a livello mondiale. Ne vendono molti in Australia, ne vendono molti in Asia, un po' in tutti i paesi, Thailandia eccetera eccetera, sono macchine popolarissime, anche chiaramente in Africa vanno per la maggiore. Mi faccio aiutare dal bigione per quanto riguarda la parte di gamma, perché l'Hilux appunto viene proposto con l'allestimento Active, con l'allestimento Comfort, con l'allestimento Lounge, quindi con diversi tipologie di livello di personalizzazione chiaramente, e poi c'è anche l'Executive, che è quella un po' più tosta, e poi invece c'è, per quelli veri, per quelli massicci, c'è questa Invincible con la personalizzazione che chiaramente la porta ancora più avanti per quanto riguarda l'aspetto del look sportivo. Per quanto concerne il prezzo, si parte da 17.950
con la gamma 2004, 150 cavalli, single cab, active, manuale 4x2, e invece se volete la Invincible, sempre più IVA, 33.000 euro con un canone volendo di 295 euro al mese. Quindi una macchina che comunque ha un costo interessante in relazione anche comunque a quello che è come tipologia di vettura, chiaramente anche in questo nuovo look, devo dire carino, sicuramente molto aggiornato e con un motore che finalmente riesce anche a dire qualcosina in più per quanto riguarda la pura performance, oltre che chiaramente la robustezza per quanto riguarda l'ambientazione off-road, che abbiamo visto essere veramente super super sonica, con delle gomme ancora più toste rispetto a queste, si riescono a fare delle cose veramente incredibili, sfruttando appunto il suo telaio, sfruttando il sistema di trazione integrale molto molto completo. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. mi raccomando, viva la passione per l'auto e full gas sempre in on-road o in off-road con questa nuova Toyota Hilux Invincible.